Pellegrini, Colombaie Mobili. Premiano sempre Ordine Architetti Messina, abbiamo, e Nathalie Rojo, che è qui. Sì, non lo sapevi, ma ti dovresti alzare e premiare, grazie. Un applauso a Nathalie, che è la regia mobile sul campo. Io adesso la sostituisco. Per la capacità di immaginare una connessione leggera, potenzialmente ideale in ogni dimensione di passaggio nello stretto di Messina, così come nei grandi varchi di Gibilterra, dei Dardanelli e di Suez. Oggetto di design che contiene nel significante e nel significato il messaggio di relazione ed unione, dialogo nel tempo con i tempi diversi. Complimenti. Congratulazioni. Ci mettiamo sempre qui al centro, per cortesia, guardando le telecamere e i fotografi. Grazie. Intanto ringrazio tutti, ringrazio Alfonso anche per l'impegno, perché fare una biennale dello stretto secondo me è una cosa straordinaria, ma è anche un fatto di, come dire, di inventare e fondare un qualcosa che io credo durerà molto nel tempo, no? Perché per quello che rappresenta è il mio bocca al lupo, gesto, no? Apotropaico. E quando mi ha invitato ho pensato a qualcosa che potesse unire, no? Cioè il fatto di avere, come dire, uno stereotipo di un'architettura che in Italia può essere la Casa Euliana, il Trullo in Puglia, la Carlo Fortina in Sardegna. Mi è venuto in mente di tirar fuori questo Trullo che cambia continuamente materia e colore a seconda di dove si adagia, quindi se lo troviamo nello stretto di Messina e da altre parti, il colore assume quello che è il, come dire, il dialogo che ha tra i due fronti dove arriva il messaggio, no? Perché poi il colombo, che quello che raccoglie, è come un qualcosa di un dono generoso, di una parola che arriva, è accoglienza. E credo che oggi questo sia uno dei temi più importanti, accogliere e comunicare, no? Questa volontà di umanità, e nello stesso tempo l'architettura diventa veicolo e trasporto di sensazioni, suggestioni e anche, come dire, speranza e futuro. Grazie. Grazie. Aspetta. Posso dire qualcosa? Prima di passare per la parola, dico, i due progetti, poi in realtà la categoria design, questa sconfidiamo anche nell'architettura, però ci tenevamo, e poi vediamo adesso il progetto di ICO, con due modalità diverse, c'è un tema di grande azione capillare puntuale, mette insieme un tema di materia, come hai detto, che è un tema di materiale molto importante, mette insieme anche un'idea di comunicazione oggi che esce, diciamo, dalla dimensione semplicemente virtuale, no? Lo può essere, quindi in qualche maniera richiama un'idea di tempo. Come dicevo prima, poi c'era questo grande reperaggio fotografico sull'isola di Timo di Luc Begli, dove si vede la potenza di quello che era stata una struttura significativa che ha inciso nel territorio, nell'architettura. Quindi devo dire che questo è un progetto che ci ha colpito perché è, come dire, è estremamente delicato e puntuale, è andato a colpire nel tempo un'idea di Mediterraneo che in qualche maniera era estremamente forte e connessa, e ripensarla in chiave contemporanea, anche visto anche la dimensione, anche come luoghi, non dico che possono essere dei fari umani, nel senso che vuol dire al di là, diciamo, del faro che sta sull'acqua, è estremamente interessante, e anche questo sarebbe un tema concreto, no? Realizzabile dal punto di vista anche significativo, e quindi grazie, bravo. Okay, grazie. L'Ulivo. Grazie mille. E la tavola. Grazie.